5 giorni all'apertura dei seggi elettorali, 5 giorni alle elezioni amministrative 2013. La campagna elettorale entra sempre più nel vivo, così come entrano nel vivo le nostre trasmissioni, il nostro ciclo di tag dedicato a queste elezioni amministrative. Continuiamo nel secondo giro di consultazione con i candidati sindaci, con i principali candidati a sindaco della capitale. In questo secondo giro, lo avrete capito, seguendoci, spero con fiducia e assiduamente, dedicato soprattutto alla conoscenza dei programmi, a come i candidati intendono cambiare la città, alla città che immaginano. È ospite questa sera nei nostri studi il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Buonasera sindaco, bentornato. Buonasera, buonasera a tutti. A pochi giorni dal voto, dunque, che sensazioni ha ricavato da questa campagna elettorale? Leggendo tra le righe delle sue ultime dichiarazioni c'è parecchio ottimismo. Siamo in un momento di silenzio per quanto riguarda i sondaggi, però c'è sostanzialmente un testa a testa con un forte recupero da parte del nostro schieramento, che si vede anche, si tocca in mezzo alla gente. Io dovunque vado trovo gente che parla, che magari che critica pure, però fondamentalmente non è ostile, sa, insomma, di trovare una persona che in qualche modo è sempre stato in mezzo alla gente, che cerca di risolvere i problemi, di fare quello che è possibile. Quindi sento un clima positivo. Bisogna accendere ancora molto la città, perché quello che è il grande problema di una votazione come questa è quella di portare la gente a voto. Per cui da questo punto di vista bisogna che tutta la città venga coinvolta, vengano coinvolte tutte le persone che stanno nei diversi quartieri, anche quelli più remoti. E cercheremo nel corso di questa chiacchierata di conoscere bene quali sono le sue prospettive in continuità con l'ultima amministrazione, ma anche gli elementi che vuole introdurre di novità. E lo faremo anche insieme a Benedetta Bertini e Luca Pietrafesa. Buonasera a tutti, buonasera sindaco. Buonasera, buonasera in particolare al sindaco di Roma. 5 anni ancora di governo, se fosse chiamato a guidare la città ancora per 5 anni. Che differenza possono fare per lasciare un segno, per dare continuità anche al progetto iniziato nel 2008? Ma noi abbiamo un'idea molto chiara, cioè noi abbiamo fatto una specie di battaglia di resistenza, di difesa di Roma in questi 5 anni, difesa di Roma dal debito ereditato, da un bilancio difficile, da una crisi molto forte, la più forte del dopoguerra. Adesso puntiamo a portare Roma fuori dalla crisi. Crediamo di avere il bagaglio di progetti, di idee, di potenzialità e anche di cose che abbiamo seminato, che possono permettere non nei prossimi anni, ma nei prossimi mesi, dare una scossa molto forte allo sviluppo e al lavoro. E crediamo anche di aver ben individuato le strade per fare in modo che Roma sia ben impostata nelle regole. Quindi io mi immagino una città sviluppata, modernizzata e che abbia assunto una capacità di autodisciplinarsi molto forte. Sindaco, rispetto al 2008 lei si presenta con una coalizione, con uno schieramento molto più ampio, l'abbiamo detto che va dal centro alla destra, mentre gli elettori del centro-sinistra possono scegliere tra più candidati, penso a Marino, Marchini, a Medici. Allora, quali sono i vantaggi di questa situazione che si è venuta a creare? Sicuramente abbiamo dimostrato una capacità aggregante. Il fatto che Luciano Ciocchetti, che è il principale leader territoriale dell'UDC, sia oggi il mio candidato vice sindaco, dimostra che c'è stato un allargamento verso il centro, anche se formalmente l'UDC appoggia altri candidati, però tutta la base la stiamo incontrando dentro la nostra lista civica, Cittadini per Roma, e devo dire che è un segnale molto importante. Poi c'è stato anche un allargamento a destra, quello che è stato, insomma, un oppositore tutt'altro che sereno in questi 5 anni, come Francesco Storace, dalla nostra parte sta facendo una bella campagna elettorale di grande impegno. Quindi la nostra coalizione si è allargata al centro-destra. Dall'altro lato ci sono tutte le frammentazioni tipiche un po' della sinistra. Va detto che tutto questo poi si misurerà al ballottaggio, per cui poi al ballottaggio ognuno farà la scelta da una parte e dall'altra, e soprattutto bisognerà capire cosa sceglieranno gli elettori del Movimento 5 Stelle e gli elettori che voteranno Marchini. Parleremo a lungo del programma, però dato che l'ha citati, Sindaco, io le chiedo un giudizio sui suoi rivali, principali rivali, sarebbero 19, ma ci vorrebbe molto tempo. Che impressione le ha fatto Marino, che ha conosciuto ovviamente in alcuni scambi televisivi, meno di quelli che avrebbe voluto e che ha seguito marginalmente, perché lei stava portando avanti la sua campagna elettorale e dunque ci si è scontrato a colpi di dichiarazione? Sì, devo dire che è impressionante. Io ieri mi hanno consegnato un primo facsimile della scheda, è grande così, e ci sono veramente 19 candidati, c'è veramente da perdersi dentro. Però i principali sono Marino, Marchini e De Vito,
che sono però accomunati in un unico fatto, sono estranei alla politica di Roma, all'attenzione di Roma. Io in 5 anni, facendo il sindaco, non li ho mai visti, ma non dico in una chiave di appoggio, anche una chiave di critica, una lettera, una protesta, un'intervista, non si sono mai occupati di Roma. Marino, che sicuramente è un professionista, è un medico, poi ci sono varie discussioni sulla sua valenza, ma questo non ci riguarda, è una persona che semmai come politico si è occupato di sanità, mai della nostra città. E comunque, insomma, ripeto, è una persona molto impostata su una chiave, tra virgolette, scientifica. Marchini è una persona che sicuramente nella sua famiglia ha radici nella città, si ricorda la vecchia definizione calcio e martello per indicare questi costruttori molto a sinistra che ristrutturarono Botteghe Oscure, eccetera. Però la sua vita è stata in larga parte fatta all'estero, è rientrato tutto sommato da poco, è stato a lungo in Argentina, è stato capitano della squadra di polo, beato lui, però fondamentalmente non ha proposto nulla. È De Vito, è un bravo ragazzo, molto volenteroso, che studia tanto, però per sua stessa ammissione ha cominciato a interessarsi, non dico di politica nel senso di entrare nei partiti, ma proprio di vita civica un anno fa, e si è trovato in qualche modo in questa avventura. Però ecco, 3 persone con cui è difficile fare anche dibattito di politica su Roma, perché si ha veramente la sensazione non sappiano di che cosa parlano. Iniziamo a entrare nel merito del programma, non possiamo non farlo partendo dalla situazione economica finanziaria, quella ereditata e quella che si è dovuto trovare ad affrontare nel corso di questi 5 anni. Ha iniziato proprio lei la sua campagna elettorale sull'indebitamento storico, la decisione di commissariarlo, poi man mano che gli anni passavano i finanziamenti da parte dello Stato che sono stati, immagino e le chiedo, inferiori rispetto alle aspettative? Beh, diciamo che il debito che è stato accertato, io tra l'altro casualmente mi sono trovato in un incontro di questi tanti giri anche col capo di gabinetto di Tremonti dell'epoca, Fortunato, che adesso si occupa dell'SGR, della Cassa Depositi e Prestiti sui fondi immobiliari, e che appunto anche lui ha rievocato quel momento, insomma una due diligence non fatta da noi ma dalla Corte dei Conti, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero degli Interni, ha accertato progressivamente, che non è stato facile, un debito, uno squilibrio di bilancio ereditato dal passato di 12 miliardi 238 milioni, il cosiddetto buco di bilancio. Non tutto fatto da Veltroni e Rutelli, sia chiaro, fatto anche con espropri che risalevano agli anni 60, contenziosi eccetera, però un debito che non era mai stato curato, era sempre stato trattato come polvere sotto il tappeto, soltanto che era diventato una montagna esplosiva che rischiava di travolgere Roma. Noi abbiamo fatto, come si sa, una bad company, abbiamo separato questo bilancio, non è più sulle spalle di Roma e non lo sarà mai più per sempre, sta nella Fiscalità Generale dello Stato, c'è un commissario di governo e oggi, dopo 5 anni, è sceso a 8 miliardi 534, quindi il commissario di governo ha già recuperato il 30% di questo debito, pagando tutte le imprese che aspettavano decine di anni di essere pagate, oltre ovviamente i mutui e altre cose di questo tipo. Dentro questo debito ci sono 9 derivati, il Movimento 5 Stelle lo ha denunciato in questo periodo come se fosse una scoperta, in realtà noi l'avevamo detto subito, soltanto la stampa non l'aveva riportato, noi avevamo mandato il dossier alla Corte dei Conti e alla magistratura, però di questo non c'è quasi nessuna traccia sui giornali, eccetera. Adesso il Movimento 5 Stelle dice che abbiamo coperto la cosa, ma non è vero, noi l'abbiamo detta, purtroppo gli organi di stampa non l'hanno riportato. Solo per freghezza, sono strumenti che poi ai quali non si è più fatto ricorso? No, noi non abbiamo più fatto ricorso, al 2008 non abbiamo mai fatto ricorso ai strumenti derivati, e questa è una cosa proprio del periodo Veltroni, e sono 9 derivati per un valore di 3 miliardi e il commissario, non noi, sta pagando ancora prezzi salati per recuperare questi strumenti molto avventurosi. Cosa servono i derivati, per farci capire? Servono avere subito soldi in mano e poi lasciare al futuro quelle che poi possono essere rischi, squilibri, tassi da pagare, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista un'operazione molto spericolata. Questa cosa come viene pagata? In origine c'erano 500 milioni tutti a carico della Fiscalità Generale dello Stato. Poi quando è cominciata la crisi, questi 500 milioni sono ridotti a 300, poi con una controffensiva siamo riusciti a riportarli a 350, i soldi che vengono dalla Fiscalità Generale dello Stato. Rimangono 150 milioni che purtroppo vengono dalle tasche dei romani. I romani pagano uno 0,2% di IRPEF in più, non perché va a noi,
di addizionare IRPEF, ma perché va a ripagare questo debito. Noi scherzando la chiamiamo la Veltron Tax, anche se, come ho detto, non è tutta colpa di Veltroni, però è fatta, è utilizzata per pagare il debito del passato. Sindaco, oggi il problema principale, possiamo dire, per tutti i cittadini è quello della crisi economica. Allora, l'asse portante del suo programma è quello di far uscire Roma dalla recessione attraverso l'approvazione di 106 delibere urbanistiche che sono rimaste bloccate in Assemblea Capitolina. Allora, vogliamo spiegare quale sarebbe la spinta al PIL e quale il ritorno in termini di posti di lavoro? Dunque, qui c'è una situazione, va spiegata anche questa, perché durante i 5 anni del nostro governo abbiamo avuto un picco di ostruzionismo, diciamo, proprio accanimento ostruzionistico dell'opposizione mai visto prima. L'ostruzionismo, sia chiaro, fa parte della vita delle assemblee, del Parlamento, delle assemblee legislative o comunque dei consigli comunali. In questo caso abbiamo visto un livello di ostruzionismo inimmaginabile, sono stati presentati 274.908 fra emendamenti e ordini del giorno, in un consiglio comunale in cui si deve votare uno per uno gli ordini del giorno e gli emendamenti senza possibilità di fare voto di fiducia, di fare voto d'urgenza, eccetera. Adesso è possibile farlo questo voto d'urgenza, ma fino a quel momento non è stato possibile. Questo ha fatto accumulare una montagna di progetti, quelli che dicevo all'inizio, che però sono lì e che possono essere immediatamente utilizzati. Quindi noi adesso, col voto d'urgenza, con la possibilità di superare l'ostruzionismo introdotto dalla riforma di Roma Capitale, contiamo nei prossimi mesi di approvare subito questi progetti. Poi se c'è qualcosa da modificare si modifica, non è che siamo ottusi e non vogliamo ascoltare anche suggerimenti di opposizione. Però l'importante è che si decida, perché questo può generare investimenti per 4,7 miliardi, 4 miliardi e 700 milioni di investimenti privati, 1 miliardo di opere pubbliche grazie agli oneri concessori, agli oneri urbanistici, al contributo straordinario, e quindi 60.000 posti di lavoro e una spinta al PIL del 3,8%. Considerato che Roma oggi sta a meno 3 grosso modo, noi possiamo puntare, grazie a queste cose già fatte, a portare Roma fuori dalla recessione, cioè a dare finalmente quella spinta che crea lavoro e che crea sviluppo. Quindi, se volessimo sintetizzare in qualche modo, soprattutto in termini di comprensione, potremmo dire che il messaggio che manda agli elettori in questa fase è il seguente. Nei primi 5 anni abbiamo dovuto necessariamente tenere botta di fronte alla crisi. Nei 5 anni successivi intendiamo costruire una città come l'avremmo voluta fare al momento della nostra elezione in Campidoglio, è corretto? Esatto, diciamo che, facendo l'esempio della Prima Guerra Mondiale, dopo aver retto sul Piave possiamo passare alla controffensiva di Vittorio Veneto, quindi speriamo di riuscire a portare veramente Roma fuori dalla crisi sulla base di questa cosa. Però, ripeto, è importante continuare sulla strada che abbiamo fatto, perché se arriva un candidato che rimette tutto in discussione, che è contrario per principio a queste cose, eccetera, ricominciamo da capo e ce lo sogniamo. C'è un aspetto che mi interessa molto rispetto ai prossimi 5 anni. Immaginiamo che lei, io le auguro anche volendo di governare di più, però immaginiamo che alla fine di questi 10 anni da sindaco avesse in mente... È vietato dalla legge, per fortuna. Sicuramente, ma la legge può cambiare in qualunque momento, lo sappiamo. Però ipotizziamo che lei alla fine del secondo mandato volesse guardare Roma. Come vedrebbe Roma rispetto a Londra, a Berlino, a Parigi? Sa meglio di me che puntualmente, quando noi torniamo da turisti nella nostra città, rimpiangiamo i mezzi pubblici, la metropolitana, il livello di efficienza della città. Ma il sogno di Alemanno rispetto alla città che lascia dopo 10 anni di governo, quale sarebbe? Dunque, il rimpianto è relativo, perché mio figlio è stato a studiare per 6 mesi a Londra, doveva fare molto di più, è scappato, ha detto fatemi ritornare a Roma, non ne posso più di stare a Londra, eccetera, eccetera. Per cui, benché fosse ben introdotto nelle discoteche locali e altre cose, per cui da questo punto di vista non disprezziamo troppo Roma, perché nonostante qualche difficoltà strutturale è la città comunque più bella del mondo, in cui se si vive in modo giusto è il posto più bello da vivere. Diciamo che quello che io mi immagino di Roma nel futuro sono fondamentalmente 3 condizioni. Una, quella di un più elevato livello di modernizzazione, cioè a noi mancano poli veri di modernizzazione, cioè il centro storico è ovviamente il patrimonio dell'UNESCO, è quello che dobbiamo tutelare al massimo, che dobbiamo anche liberare da un certo ingolfamento. Ma proprio per liberare il centro storico dobbiamo creare dei poli di attrazione inevitabilmente moderni, inevitabilmente proiettati verso il futuro, nelle periferie, in altri quartieri. Pensiamo all'operazione di Parigi di molti anni fa della Défense, no? Un centro che è lontano
dal centro storico e che diventa un centro fortemente attrattore. Dobbiamo fare questo interpretando anche l'indicazione del piano regolatore che parla di una città policentrica, quindi con tanti centri in cui anche in periferia ci sono dei centri attrattori. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, quindi forte modernizzazione, il secondo elemento è quello relativo ovviamente a una maggiore funzionalità della città. E quindi da questo punto di vista bisogna continuare a insistere sulla mobilità, che è il grande problema di Roma. Io quando mi sono insediato nel 2008 tutti parlavano di sicurezza, adesso sono tutti tornati a parlare di mobilità perché è il problema centrale, quindi dobbiamo insistere fortemente, poi penso che ne parleremo. E il terzo tema, quello delle regole. Noi dobbiamo assolutamente fare uno sforzo perché Roma sia una città che sia più regolata dalle istituzioni e anche dai cittadini che si autoregolano, perché senza le regole, senza la legge, senza il diritto, senza la capacità di espellere tutti quelli che non rispettano la nostra città, noi rischiamo comunque di scoppiare, perché grandi, anche quando andiamo in giro per la strada e riteniamo la strada sporca, spesso questa sporcizia deriva non tanto dai cittadini quanto da comunità di persone senza fissa dimora che rovistano, che fanno. Quindi abbiamo bisogno di questa spinta alle regole. Sindaco, facendo un passo indietro e tornando proprio al discorso dell'ostruzionismo, sulla carta è rimasta la delibera di Torbella Monaca che prevedeva l'abbattimento e la ricostruzione. Lei lo ha messo tra le priorità di un eventuale secondo mandato. Allora, Roma è davvero possibile abbattere per ricostruire, soprattutto quando è stata in campagna elettorale? Adesso è tornata a Torbella Monaca, come è andato? Cosa gli hanno detto? Insomma, abitanti? Ovviamente mi hanno detto che stiamo aspettando. Cioè, io molto spesso mi trovo di fronte ai cittadini e mi dico: ma quella cosa che tu avevi detto che 2 anni fa si faceva, perché non si è fatta? E allora anche a costo di fare la figura di quello che fa lo scaricabarile, io gli devo spiegare: guardate, noi la delibera l'abbiamo fatta, abbiamo presentato il Consiglio, poi non si sa perché una demolizione e ricostruzione di Torbella Monaca dovrebbe essere anche una cosa che affascina pure la sinistra, no? La sinistra che vuole recuperare le periferie, che ha sempre fatto queste battaglie, dovrebbe essere in qualche modo affascinata da un'ipotesi di questo genere. Invece non c'è stato verso, e quindi noi siamo pronti con questa delibera. C'è già un primo blocco, l'R8, che può essere immediatamente investito da questa ristrutturazione, e quindi una delle prime delibere che faremo è questa, anche perché avrebbe un valore esemplare, perché qua si tratta di sostituire palazzoni fatiscenti e fortemente degradati come quelli che oggi esistono a Torbella Monaca, dove ci sono anche problemi di manutenzione pesante di questi palazzi, con dei quartieri a dimensione umana disegnati da Leon Krier. Quindi non si tratta semplicemente di buttare un palazzo e farne un altro, ma di fare proprio una riconversione alla nostra periferia. Se riuscissimo questa operazione, e se quando riusciremo, perché ci riusciremo sicuramente, sarà un esempio straordinario per tutta Italia e per tutta l'Europa, sarebbe il più grande investimento europeo di demolizione e ricostruzione, non di quartieri direzionali, altre cose, ma di residenziale. La priorità per i cittadini romani l'ha indicata lei, è la mobilità, questa viene avvertita come una priorità nella città. A livello nazionale è il lavoro. Da questo punto di vista è evidente che... Per i romani il lavoro e mobilità insieme. Sì, chiaramente, però intendevo distinguere per dire che un'amministrazione comunale può poco, non avendo poteri legislativi sul fronte del lavoro, però può creare le condizioni per invertire la tendenza. Da questo punto di vista, cosa hai in mente, oltre a quei progetti dei quali abbiamo parlato prima? Poi le volevo chiedere anche un'opinione sull'ipotesi lanciata ieri dal candidato Marino di un buono da 500 euro per i giovani tra i 20 e i 29 anni che facciano tirocini. Allora, sul lavoro non è vero che le città non possono fare molto, le città sono fondamentali, perché le città possono essere il laboratorio di progetti nuovi. Il problema è che lo Stato, le regioni, la comunità europea deve credere nelle città, perché se ovviamente le città sono affidate solo alle proprie forze, solo alle proprie finanze, rischiano di arrivare deboli da questo punto di vista. Ma in realtà io penso che Roma possa essere la prima città che esce fuori dalla crisi economica, perché se noi puntiamo sul turismo, che è in crescita costante, l'anno scorso c'è stato il record di tutti i tempi del turismo a Roma, se puntiamo su quelle che sono le potenzialità, diciamo così, di aree e zone che hanno un valore incredibile e che possono attrarre anche investimenti internazionali, lavoro ne creiamo tanto. È chiaro che la Regione Lazio e il governo nazionale e addirittura la comunità europea ci deve aiutare in questa operazione. Quindi le città possono fare molto con la progettualità, non con le politiche attive del lavoro, che sono ovviamente compito di altre amministrazioni. Per quanto riguarda poi la questione della mobilità, io credo che sulla mobilità si possa fare un ragionamento molto chiaro. Noi abbiamo fatto uno sforzo incredibile sulle metropolitane, cioè mentre c'era la crisi economica, mentre fronteggiavamo il buco di bilancio, i tagli del governo, noi abbiamo portato avanti le metropolitane per il 50%. Non è che c'erano già i soldi, cioè non è che dice
sono state metropolitane progettate in epoche precedenti, ma non è che noi abbiamo ereditato il pacchetto chiuso, abbiamo ereditato il progetto ma non i soldi, quindi è stato uno sforzo continuo avanti e indietro al CIP eccetera eccetera per trovare i soldi, per completare la B1 e per portare avanti la C che oggi è finanziata fino al Colosseo. Adesso noi dobbiamo trovare i finanziamenti per portarla fino a Piazza Venezia e a Piazzale Clodio per completare questa linea C. Dobbiamo trovare i finanziamenti per la chiusura dell'anello ferroviario, perché questa è una storia che va avanti dai tempi di Rutelli e che deve essere chiusa, ma ci vogliono finanziamenti statali perché l'anello ferroviario è roba delle Ferrovie dello Stato. Quindi anche lì CIPE. Anche lì CIPE sicuramente. Invece noi possiamo puntare, le energie cittadine possono essere puntate su una ramificazione della mobilità di superficie. Noi dobbiamo puntare su questo, noi siamo un po' come San Francisco, se uno passa da Los Angeles a San Francisco vede una mobilità metropolitana e invece a San Francisco quasi tutto in superficie. Io non credo che noi possiamo pensare ad altre linee metropolitane perché apparterebbero ai nostri figli o ai nostri nipoti. Io credo che noi possiamo puntare, e su questo c'è una delle poche convergenze col programma di Marino, su un tessuto di tram, di autobus e di metropolitane leggere che possono arrivare più velocemente, più rapidamente in termini di costruzione nei diversi quartieri. La proposta di Marino rispetto al bonus è un po' debole perché non si capisce dove prende i soldi, cioè Marino ogni tanto dice bonus per la casa, bonus per l'occupazione, per carità. Ci fossero i soldi, uno darebbe bonus a tutti. Io punto più su dei fondi che aiutino i giovani a creare piccole imprese, quindi fare un piano di piccole e medie imprese che possa essere sostenuto dalle cosiddette start-up, che possa essere sostenuto da investimenti, da fondi, da accesso al credito. Stiamo anche preparando un bando per permettere ai giovani di accedere a tutti gli edifici commerciali, a tutti i locali commerciali, a tutti i banchi dei mercati e a tutti i terreni agricoli e casali che oggi sono sostanzialmente inutilizzati, per offrirli, diciamo così, con una start-up a zero costo alla loro attività imprenditoriale. Il giorno che ha presentato il rapporto, il bilancio dei 5 anni della sua amministrazione, ha detto che in questi anni non è stato sempre semplice il rapporto con la magistratura, perché ha spiegato quanto in qualche modo le sentenze del TAR, penso all'ordinanza su Cortei o al piano Nomba, di quanto queste sentenze abbiano in qualche modo condizionato la sua attività, l'attività della sua giunta. Allora, in caso di un secondo mandato, come intervenire? Ecco, non rischia di riproporsi questo problema? Questo è un problema che rinvia decisioni di carattere statale, cioè noi sostanzialmente abbiamo di fronte una sorta di policentrismo conflittuale, questo termine è un po' complicato, cosa vuol dire? Vuol dire che ogni istituzione in questa fase di confusa transizione politica se ne sta andando ognuno per conto proprio, ogni magistratura va e punta al suo angolo visuale, le sovrintendenze, la regione, i ministeri, quindi c'è una dispersione. Bisogna fare un grande sforzo e su questo contiamo sul Capo dello Stato in primis e poi sul governo, un governo di larghe intese deve fare questo, deve dire a tutte quante le istituzioni, cari amici, convergiamo sul bene comune, non è che è possibile che uno fa una cosa e l'altro fa l'opposto, per carità, ci sono i presidi, ci sono la necessaria divisione dei poteri, però non può essere una cosa estenuante. Noi abbiamo avuto la cancellazione della delibera sui cortei, che regolava i cortei e aveva funzionato bene per 4 mesi, la cancellazione dell'ordinanza, non delibera, scusate, sui maxi concorsi, che impediva i maxi concorsi tipo Ergife, che paralizza la città, il Colosseo bloccato per 3 anni dagli interventi del TAR e altre cose, addirittura l'espulsione di nomadi trovati in possesso dai nostri vigili urbani, conti correnti e postali per decine di migliaia di euro, per un totale di 10 milioni di euro, li stavamo espellendo dai campi nomadi e invece il TAR ha accettato una sospensione di questo provvedimento, per cui ancora oggi questi nomadi stanno dentro i campi nomadi a spese nostre, nonostante appunto sono depositari notevoli patrimoni. Ecco, tutto questo non si può vedere, non si può sentire, bisogna cercare di trovare un punto di sintesi per fare in modo che sulle cose vitali, essenziali dello sviluppo della città ci sia una convergenza. C'è un aspetto, torno al tema della mobilità, che ovviamente, come diceva prima, è molto sentito dai romani, che è curioso perché in questi ultimi 2 mesi, ovviamente, l'elezione di Papa Francesco ha destato una curiosità inimmaginabile. La settimana scorsa soltanto da navi di crociera sono arrivati 5.000 turisti, coloro che si trovano a Piazza Pio XI e che magari abitano nella zona di Villa Panfili improvvisamente hanno visto spuntare dei pullman perché non riescono neanche più ad arrivare vicino San Pietro, ed è ovviamente una straordinaria opportunità per Roma, che torna anche veicolo di interesse in quanto motore
di interesse della comunità cattolica, ma inevitabilmente comporta dei problemi. Si sta ponendo l'interrogativo come li affronto questi problemi che di qui chissà quanto porteranno inevitabilmente disagio in tutta la zona del cuore della capitale? Noi dobbiamo lavorare su un piano pullman turistici diverso da quello fatto nel passato. Noi abbiamo provato nei mesi scorsi a riattivare pienamente il terminal Gianicolo, il luogo in cui appunto ci sta la possibilità di parcheggiare, che fu costruito appunto per il Giubileo. E su questo si sono ottenuti dei primi effetti, però ancora non basta. Noi dobbiamo sostanzialmente imporre degli stazionamenti che siano più lontani dal centro storico e dopodiché fare in modo che i turisti, che le persone facciano, utilizzino o il trasporto pubblico locale, oppure se penetrano con i pullman devono stare su una disciplina molto più forte. È un piano complicato che deve far regolare varie situazioni, perché ognuno critica l'altro, poi che ne so, magari il Vaticano ci chiede di regolare più le cose, poi l'opera romana pellegrinaggio c'è i suoi open bar. Quindi bisogna mettere insieme molte situazioni, però dobbiamo elevare questo tipo di regolamentazione. Però c'è un'altra cosa che io voglio sottolineare: noi abbiamo fatto il secondo polo turistico, abbiamo pensato e stiamo costruendo il secondo polo turistico per drenare da Roma tutto quel turismo che in realtà non è che va a Roma al centro perché vuole vedere i beni culturali o i presidi religiosi, va al centro perché non ha altro luogo a Roma dove andare. Quindi noi dobbiamo drenare anche un turismo di massa che deve avere altri obiettivi su Ostia, sull'Euro, sui parchi a tema, eccetera, perché effettivamente c'è anche quello che aggrava e appesantisce. Poi chiaramente ho detto, nel 2012 abbiamo avuto il record assoluto del turismo con 33 milioni di presenze turistiche nella nostra città. E con Papa Francesco probabilmente nel 2013 batteremo anche questo record, quindi effettivamente c'è una crescita costante e ci dobbiamo attrezzare per una sfida molto forte. In questi anni si è parlato molto della realizzazione del secondo polo turistico, che appunto è l'asse portante del piano strategico di sviluppo della città. Allora, vogliamo far capire di questi progetti quanti sono in fase di realizzazione, in ultimazione? Allora, con Mauro Cutrufo, che è stato un po' insomma, il promotore di questo progetto, abbiamo fatto appunto la situazione proprio qualche giorno fa. Allora, la situazione grosso modo è questa, partiamo dall'Euro. All'Euro è stata completata il restauro del Palazzo della Civiltà Italiana, il cosiddetto Colosseo Quadrato, che oggi è oggetto di attenzione di alcune marche di punta del Made in Italy, potrebbe diventare un palazzo di esposizione del Made in Italy, e stiamo cercando di chiudere i contratti, l'Euro SPA sta cercando di fare questa soluzione. Dall'altro lato, la Luna del Fuxas manca poco, ho parlato con Fuxas recentemente, costa tanto, però siamo vicini ad avere un centro congressuale di grandissimo prestigio come la Nuvola Fuxas. L'acquario sotto il laghetto è in stato di avanzata costruzione, quindi entro pochi mesi dovrebbe aprire una prima sezione dell'acquario con relativo parcheggio. Il Luneuro finalmente è partita la costruzione del nuovo centro di attrazione giochi, che può essere molto moderno e molto significativo. Poi allargandoci verso gli altri luoghi, già funziona il parco del golf. Scusate. Un attimo per chiarire, se vuole siamo quasi a ridosso della pausa, quindi ci possiamo fermare un attimo. E riprendiamo dal racconto di questo secondo polo turistico della città, il polo turistico del quadrante ovest, subito dopo la pubblicità. Ma una partita slot online stasera a casa mia? Ti sei fatto il motorino? Bravo! O scarabeo, vedi? Gioca online con le slot machine su slotys.it, le stesse che trovi nelle sale Admiral. Puoi scegliere fra Book of Ra, Dolphin Pearl, Buffalo Thunder, Lucky Lady. Registrati subito, hai 10 euro di bonus immediato e nessun deposito richiesto. Slotys.it, il piacere di giocare. Il gioco è riservato ai maggiorenni e può causare dipendenza patologica. Gioca senza esagerare. Devi sapere, dolcezza, che nella mia vita ne ho provate tante. Ma amo solo le rosse naturali. Mutti, solo pomodoro, per passione. Ho una protesi dentale, ma non ho mai voluto usare una crema adesiva. Polident mi ha sfidato a provarla in crociera. Vediamo, con Polident mi sento più tranquilla del mio sorriso. La protesi è ben salda e mi sento a mio agio.
Anche mangiare, non sento più il fastidio del cibo che va sotto la protesi. Con Polident basta una piccola quantità per avere tenuta anche contro le infiltrazioni di cibo. Pensavo di non averne bisogno, ora non lo lascio più. Polident, libertà di parlare, mangiare e sorridere. Amore, mi vuoi sposare? Mi vuoi spogliare? Qui! Sei uno zozzone. Io che pensavo che almeno tu fossi diverso, lo diceva mamma. Se non senti bene, rischi di perderti qualcosa. Puoi usare cerulisina a gocce auricolari per sciogliere il tappo di cerume. Cerulisina, senti che funziona. Da Ipsabuti in farmacia. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Oh, mia, quando vai? Torni al sarcofago che ce l'ho online. Ma almeno, che l'hai a benda larga? Gioca online con le slot machine su slotyes.it, le stesse che trovi nelle sale Admiral. Puoi scegliere fra Book of Ra, Dolphin Pearl, Buffalo Thunder, Lucky Lady. Registrati subito, hai 10 euro di bonus immediato e nessun deposito richiesto. Slotyes.it, il piacere di giocare. Il gioco è riservato ai maggiorenni e può causare dipendenza patologica. Gioca senza esagerare. In 5 anni insieme abbiamo liberato Roma dalle macerie. Adesso iniziamo una grande ricostruzione. Oggi dobbiamo affrontare e superare le sfide per il futuro, per le famiglie e per il lavoro. Abbiamo bisogno ancora di 5 anni per dare a Roma Capitale il futuro che merita. Insieme con Gianni Alemanno, il sindaco di tutti i romani. Ancora insieme, seconda parte di TAG in compagnia del sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ci stava descrivendo le tappe di avvicinamento per la realizzazione del secondo polo turistico, e mi sembrava di capire che per alcuni aspetti, quelli forse di maggior presa popolare, insomma a mesi ci dovrebbero essere delle novità importanti. Ma il polo turistico, il secondo polo turistico sta andando avanti, innanzitutto all'Eur, dove abbiamo il Palazzo della Civiltà Italiana, il Colosseo Quadrato, che è stato completamente restaurato e oggi è oggetto dell'attenzione di importanti marchi del Made in Italy, e quindi sostanzialmente potrebbe diventare una grossa esposizione del Made in Italy già dai prossimi mesi. Dall'altro lato, il Nuovo Fuxas pensiamo di riuscire a completare entro il 2013 e sarà un centro congressi estremamente prestigioso che a Roma mancava. L'acquario, nel corso dell'estate ci sarà una prima sezione inaugurata, il Luneuro è finalmente in costruzione e tutta, diciamo così, la realtà dell'Euro sostanzialmente può essere in qualche modo ripristinata, rimessa al meglio. Poi, spostandoci più in là, abbiamo il Waterfront di Ostia, che è una delle delibere bloccate dall'astruzionismo alla sinistra, ma è una cosa importante perché permetterebbe al litorale di Ostia di diventare importante e significativo quanto il litorale di Rimini. Abbiamo la questione dei parchi a tema, di cui Magic World è già stata realizzata, è già funzionante. Cinecittà World, portato avanti da Cinecittà, è in avanzata stato di costruzione, mentre quello dedicato alla romanità antica, i cosiddetti ludi romani, siamo più indietro e dovremmo in qualche modo trovare stiamo individuando l'area su cui andarlo a realizzare. I campi da golf sono stati realizzati, adesso il problema principale è quello di lavorare sulla mobilità, cioè sui collegamenti fra centro congressi e fiera, la realtà dei collegamenti con il lungomare di Ostia, quindi su questo bisogna fare dei grossi investimenti che nasceranno però se si potrà fare i progetti urbanistici, perché per esempio il progetto del Waterfront di Ostia si porta dietro i soldi per sistemare finalmente la via del mare, per fare complanare la Cristoforo Colombo. Tra l'altro, lei, confrontandosi qualche giorno fa proprio con gli operatori del settore, spiegava a chi in questi anni ha criticato questo progetto quanto in qualche modo invece sia importante la realizzazione del secondo polo turistico per decongestionare in qualche modo il primo, che è quello, sì, appunto del centro storico. Sì, perché fondamentalmente, lo dicevo prima, se tutto quanto il turismo si concentra su Roma Antica, sul centro storico, se i ragazzi
per divertirsi devono fare la movida nelle strade del centro storico, se anche chi non è, anche le famiglie che poi in fondo non hanno questa grande vocazione, magari con i bambini piccoli, a vedere i beni monumentali, vengono convogliate nel centro storico, è chiaro che il centro storico esplode, quindi noi possiamo puntare ad avere un turismo un po' più selezionato nel centro storico e un turismo più di intrattenimento, di massa, giovanile, eccetera, eccetera, fuori dal centro storico. Ma non è solo questo. Io prima parlavo dei 60.000 posti di lavoro sulle delibere urbanistiche. Il secondo polo turistico, non come urbanistica, ma come attività turistica, come attività ricettive, come attività anche culturali, può generare, questo è uno studio dell'università, 89.000 posti di lavoro. Quindi noi tra questo, tra il secondo polo turistico e le delibere urbanistiche, ci presentiamo con un pacchetto da 150.000 posti di lavoro, quindi roba seria, cose importanti che possono dare una prospettiva ai giovani. Questo lavoro non è il classico lavoro al call center o il classico lavoro così, è il lavoro bello, serio, che può permettere anche belle professionalità che escano fuori. Dato che sta toccando spesso la parola lavoro, la porto sui temi che inevitabilmente sono quelli più sentiti in questa fase storica e che sono quelli relativi alle difficoltà economiche che stanno attanagliando le famiglie, ovviamente le imprese. Partiamo dall'IMU, le chiedo immediatamente un chiarimento a beneficio di un pubblico che ovviamente è un po' spaesato, perché il sindaco Alemanno da sindaco annuncia l'abbattimento dell'IMU per centinaia di migliaia di famiglie. Contestualmente il governo sembra intraprendere una strada sulla quale però poi c'è quantomeno, non dico un'inversione di marcia, ma una correzione d'andatura. Allora, vuole spiegarci come stanno le cose, come si intrecciano questi due percorsi a beneficio di chi in questo momento è comunque in uno stato di confusione o di scarsa comprensione? Dunque, tutto parte da un fatto. Noi siamo riusciti, un anno e mezzo di lavoro, forse anche qualche mese di più, con l'Agenzia del Territorio, a individuare 174.000 unità immobiliari che avevano una rendita catastale inadeguata. Cioè non è che abbiamo aumentato le rendite catastali, ma semplicemente abbiamo fatto un'operazione di emersione del sommerso. Cioè c'erano molti appartamenti, edifici commerciali o altre cose che erano accatastati come luoghi fatiscenti, soprattutto nel centro storico, in aree residenziali, che in realtà erano stati ristrutturati e non diventati alloggi di lusso o locali significativi. La rimodulazione di questa realtà ha generato un extragettito costante, fisso da quest'anno in poi, di 116 milioni di euro. Questi 116 milioni di euro potevano essere utilizzati per rendere più facilmente sostenibile il nostro bilancio. Noi abbiamo preferito restituire la cittadinanza, perché io personalmente ritengo che tutto quello che esce fuori dalla lotta all'evasione, all'elusione fiscale, tutto quello che esce fuori appunto da questa emersione del sommerso deve essere rimesso in circolo come abbassamento delle tasse, sennò il peso diventa insostenibile complessivamente. Bene, utilizzando questi 116 milioni siamo stati in grado di cancellare da quest'anno, siamo stati in grado, quindi non è una promessa futura, una cosa che abbiamo già approvato in giunta, di cancellare l'IMU sulla prima casa per 374.000 famiglie, individuate in base al quoziente familiare, cioè individuate in base al reddito, in base al numero dei componenti a carico, in base alla presenza di disoccupati o di disabili. Noi possiamo dire alle famiglie disabili che nessuna famiglia con un disabile a carico pagherà più l'IMU sulla prima casa, e questo è un dato molto importante, è il 36% delle prime case di Roma. Contemporaneamente il governo si sta muovendo nella stessa direzione, ha sospeso la prima rata dell'IMU, e questo è già un primo segnale, e però ancora non ha deciso come finanziare, come attuare questo impegno preso in particolare con il Popolo della Libertà. Quindi la interrompo perché abbiamo una duplice preoccupazione. Da una parte il 64% degli altri possessori di prima casa, dall'altra naturalmente il gettito che è fondamentale per le casse del Comune di Roma, e questo l'ha detto lei più volte. Sì. Allora, ripeto, si tratta di soldi nuovi, imprevisti, per cui sostanzialmente la sostenibilità del bilancio c'è comunque, sempre con cinta stretta, però c'è comunque questa sostenibilità del bilancio. Ci sono le altre 64%, teniamo presente che comunque le case di lusso e di extra lusso sarebbero escluse anche dalla manovra governativa, quindi diciamo, se esce fuori, come noi ci auguriamo, prima dell'estate questo intervento, beh, allora noi siamo in grado di riprenderci questi 116 milioni e utilizzarli non per rimettere sul famoso bilancio, ma per fare altre forme di detassazione. Cioè l'obiettivo deve essere quello di utilizzare questi soldi, o buona parte di questi soldi, per fare in modo che di abbassare per esempio la tassa sulle imprese, tutto quello che grava sulle spalle delle imprese, eccetera. Cioè noi dobbiamo rimettere, uno degli ingredienti per rimettere in moto lo sviluppo economico è quello di abbassare le tasse sulle famiglie, che poi generano anche i consumi, e sulle imprese, perché generano lavoro. Quindi da questo punto di vista questi 116 milioni sono un pacchetto, noi abbiamo messo là
abbiamo già detto come utilizzarli, se poi già arriva il provvedimento governativo ce li riprendiamo e possiamo riutilizzarli su altre cose. Cosa accadrà invece nel caso in cui il governo dovesse decidere di abolire tu curio l'IMU sulla prima casa? E immagino che a quel punto lo Stato risarcirà i comuni per l'aliquota statale. Cosa accadrà invece con l'altra aliquota, quella comunale, per quello che riguarda Roma Capitale? C'è sempre prima casa, c'è il rischio di minori entrate? Diciamo che abbiamo avuto un colpo di fortuna straordinario, perché l'ANCI ha chiesto che fossero rimborsate tutto quell'impostazione. Quindi diciamo quella cosa amara che abbiamo dovuto fare nel passato per sostenere il bilancio, tenere a 5 per mille l'aliquota prima casa, diventerà un gettito in più che verrà dato dallo Stato senza che i cittadini pagano. Quindi da questo punto di vista saremo particolarmente fortunati, perché, ripeto, il rimborso dell'IMU sulla prima casa sarà per quello che ha prodotto l'IMU sulla prima casa, non sarà per sé. Per quello che ha il bilancio dei singoli comuni. Esatto. Quindi c'è una precisazione importante: l'eventuale tesoretto, in termini di priorità, lei lo investirebbe sugli sgravi fiscali per le imprese? A questo punto sì, perché avendo levato l'IMU sulla prima casa e quindi avendo dato un segnale importante sulle famiglie, si può passare alle imprese per fare un discorso del lavoro. A proposito di imprese, oggi avete presentato il vostro piano per pagare i debiti nei confronti della pubblica amministrazione, nei confronti delle aziende. Ce lo chiarisce meglio? Ecco, questo è un fatto molto importante, perché sostanzialmente deriva ha una sua origine nel decreto Monti per il pagamento delle imprese. All'inizio eravamo preoccupati perché questo decreto Monti generava soltanto una possibilità di pagamento per 15 milioni. Poi siamo riusciti, attraverso una serie di operazioni anche con il governo nazionale, a ottenere un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti, che proprio in base a questo ci ha permesso di pagare tutto l'arretrato fino al primo trimestre del 2013, e fra comune e le società municipalizzate possiamo pagare nei prossimi giorni 791 milioni di euro e 861 mila. Quindi si tratta di una iniezione di liquidità che va a tante piccole e medie imprese, sono circa 3.000 le piccole e medie imprese che riceveranno questi soldi, e che sono una boccata d'ossigeno per le imprese e quindi di conseguenza anche per i lavoratori. Sono 257 milioni di pagamenti del comune e 234 milioni di pagamenti delle municipalizzate, AMA, ATAC, eccetera. È una boccata di ossigeno, oggi l'abbiamo presentato alle imprese, a tutte le associazioni di categoria, che nessuno si aspettava, e che è uno straordinario successo, perché, ripeto, l'innesco è stato dato dal decreto Monti, però noi siamo riusciti con questi accordi e con queste sistemazioni a utilizzarlo al massimo possibile. Noi siamo la prima città che paga tutti questi soldi e che dà un segnale fortissimo a tutto il mondo delle imprese, e questo, ripeto, è un'altra spinta che diamo per uscire fuori dalla crisi economica. Un altro punto del programma che poi sta particolarmente a cuore ai cittadini, e lo hanno dimostrato con un referendum, è l'uscita di Roma dal 1 luglio dal sistema Equitalia. Dunque si va a creare un rapporto, possiamo dire così, più umano tra i riscossori e i contribuenti. Allora, vogliamo spiegare le nuove norme per la riscossione dei tributi, che cosa cambia? Allora, tutti i comuni d'Italia dal 1 luglio possono scegliere, cioè cessa l'obbligo di legge di servizi di Equitalia. Quindi dal 1 luglio i comuni scelgono se continuare i servizi di Equitalia, se fare una gara esterna per cercare un'agenzia privata con il rischio che arriva qualcuno ancora più cattivo di Equitalia, oppure di internalizzare il servizio. Noi abbiamo fatto prima un referendum online che ha dato una risposta massicciamente a favore, ovviamente, dell'internalizzazione del servizio, e quindi non utilizzare Equitalia o altre cose simili. Ma era importante per un motivo, perché non si creasse l'equivoco che noi vogliamo andare incontro agli evasori. Una cosa che peraltro è uscita fuori anche una trasmissione televisiva a Ballarò. Non è così, perché la lotta all'evasione continua, noi abbiamo ottenuto anche dei grossi risultati positivi da questo punto di vista. Il problema è la riscossione, cioè una volta accertato che o per una multa non pagata, o per un tributo non pagato, o per qualsiasi altro meccanismo, si devono dei soldi al comune e all'insieme delle realtà del comune, AMA, ATAC, tasse di rifiuti, affitti, eccetera. Cosa fa la riscossione? La riscossione deve essere una riscossione dal volto umano, non nel senso che vogliamo essere indulgenti, perché ovviamente i soldi servono, ma nel senso che io devo vedere chi c'ho dall'altra parte del tavolo. Se c'ho uno che non paga perché fa il furbo, allora deve pagare, oppure se uno non paga perché non può pagare, allora dobbiamo fare la rateizzazione fino a 100 rate, dobbiamo abbattere l'agio e gli oneri, perché da questo punto di vista veramente paghiamo troppo. Pensate, Equitalia si paga l'8% di agio, per cui sostanzialmente una crescita per cui uno si dimentica di pagare una multa un anno e si ritrova con quella multa 3 anni dopo, che è diventata 5 volte tanto, eccetera. Quindi una situazione veramente molto, molto delicata.
Allora, noi internalizzeremo il servizio. Lo farà il Comune di Roma con l'ausilio di Equaroma, non è che sostituiamo Equitalia con Equaroma, lo facciamo noi, creiamo un comitato etico per valutare i casi di difficoltà e creiamo delle condizioni molto più accessibili, non faremo pignoramenti sulle prime case, non faremo una serie di interventi che hanno reso odiosa Equitalia. Il primo chiarimento in parte che volevo chiedere me l'ha dato, nel senso ci sarà comunque un comitato etico per decidere a quali situazioni dar seguito in un modo e a quali in un altro. L'altro rischio, diciamo, che questa operazione potrebbe avere è quello che il potere coercitivo, poi sbagliato perché esagerato anche nei modi di Equitalia, consentiva comunque alle amministrazioni di recuperare in fretta i debiti, i crediti nei confronti dei cittadini. Non c'è il rischio che rapidamente quello che i cittadini devono all'amministrazione, proprio perché gli interessi sono inferiori, diventi un credito inesigibile per anni, per diversi esercizi? Cioè, come tenterete di ovviare a questo? Ma il problema è quello di passare da uno strumento un po' cieco, no? Io paragonato Equitalia come sparare con un cannone su una mosca. Uno strumento un po' cieco a qualcosa di molto più selettivo, di molto più attento, e i risultati dal punto di vista economico potrebbero addirittura essere superiori. Perché? Lo faccio l'esempio delle banche. Quello che si lamenta molto oggi nel sistema del credito bancario è una scarsa conoscenza della persona che si ha di fronte. Le banche revocano i crediti e altre cose in maniera molto cieca e molto così astratta e discrezionale, mentre per esempio una banca come il Credito Cooperativo di Roma, che è una banca del territorio, ha la sua forza proprio nel fatto che conosce il cliente, sa dove deve premere, sa dove deve essere indulgente, sa se uno è furbo o non è furbo, altre cose. Noi dobbiamo crearci degli strumenti che ci permettano di capire realmente che abbiamo dall'altra parte, perché se io esigo una riscossione da uno che non può pagare e lo metto sul lastrico, o faccio chiudere l'impresa perché questo non può pagare, e che guadagno ne ho avuto? Ho ucciso la gallina che mi deve dare le uova, fondamentalmente. Quindi da questo punto di vista avere una cosa più mirata, fatta in maniera rigorosa, perché non è che stiamo parlando di fare così tana libera tutti, ma una cosa più rigorosa e contemporaneamente più umana ci permette forse comunque di non perdere nulla in termini di gettito, ma di evitare di creare delle situazioni paradossali. E soprattutto quello che non funziona è che non è possibile, anche chi può pagare si ribella all'idea che, siccome per un motivo o per l'altro sono passati 2 o 3 anni, quel pagamento è diventato 10 volte tanto. Quindi ci sarà un aggio più sostenibile, delle rateizzazioni con tassi più sostenibili, proprio per fare una cosa, cioè parliamo di una multa, non è che parliamo che io ho imprestato dei soldi e me li devo riprendere, parliamo di una multa è una sanzione, non è perché questa sanzione è stata dilatata nel tempo può diventare una sanzione paragonabile a un reato terribilmente più grave, insomma. I tempi di questa operazione come sono articolati? Comitato etico, elezione comitato etico, dobbiamo essere in grado di partire dal 1 luglio, perché dal 1 luglio Equitalia se ne va, e quindi dobbiamo essere pronti. Sarete pronti? Gliela formulo ancora più direttamente. Saremo pronti, e Equaroma in termini di società di consulenza sta lavorando da questo punto di vista, stiamo attrezzando gli uffici, stiamo lavorando con personale interno, quindi stiamo portando personale interno da questo punto sul nostro versante, stiamo chiedendo aiuto alle società municipalizzate, perché ogni società municipalizzata sa dove andare a battere per avere i propri pagamenti, e quindi dobbiamo essere pronti appositamente. Dopo le elezioni chiederemo, non a noi, perché non vogliamo essere noi in prima persona a decidere, ma a delle persone di livello indipendente, di livello alto, di costituire questo comitato etico in maniera tale che sia una cosa di estrema trasparenza. La parola d'ordine, appunto, di questa campagna elettorale è stata la trasparenza, ma non solo per quanto riguarda i comunali, anche le regionali e la politica. Allora, lei, a tal proposito, un punto qualificante del programma è l'istituzione di 3 commissioni di saggi. Allora, da chi saranno composte e che compiti avranno? Allora, io ho sempre sostenuto che quello che è stato detto in questi anni è stata una bolla mediatica, cioè nel senso che fatti relativamente, diciamo così, ristretti sostanzialmente sono stati gonfiati a dismisura, come se determinati problemi fossero tutti imputabili alla nostra giunta o cosa, Parentopoli, questo, quell'altro e così via. Però una serie di ombre, di problemi e altre cose ci pongono l'obbligo di alzare l'asticella. Noi ovviamente attendiamo il risultato dei processi, ci costituiremo parte civile, faremo tutto quello che dobbiamo fare, non vogliamo nascondere nulla, chi ha sbagliato deve pagare, però vogliamo creare una soglia più netta su 3 livelli. Primo, i curriculum. Vogliamo che tutti i curriculum che
di persone scelte discrezionalmente, quindi manager municipalizzate, dirigenti esterni al comune, venga vagliato preventivamente da una commissione indipendente che ci dice questo c'è il curriculum, questo non ce l'ha, e questo aiuterà anche noi a fare scelte giuste, eviterà magari di prendere un abbaglio rispetto a una persona che poi avrà responsabilità molto pesanti. Tenete presente che chi va a dirigere Amatac eccetera va a prendere un peso straordinario per stipendi non eccezionali, perché c'è il tetto massimo sotto i 300.000 euro, che imposta tutti i manager. Se uno paragona lo stesso tipo di imprese sul privato, gli stipendi sono ben altri. Quindi i curriculum di chi viene scelto. La seconda commissione per le procedure, cioè sapere, cioè studiare tutti i meccanismi insieme alle categorie, insieme a chi opera nella realtà sociale, per semplificare la vita alle imprese, ai cittadini, alle famiglie che hanno contatto col comune, quindi come semplificare tutte le procedure. E il terzo discorso, le gare agli appalti, fare in modo che queste gare agli appalti capitolati, prima di essere presentati nel bando, vengano esaminati per vedere se c'è trasparenza, se c'è rispetto delle regole e soprattutto se c'è anche quel rispetto al principio di concorrenza che deve aiutare anche le piccole e medie imprese a essere competitive. Da questo punto di vista le chiedo proprio così in maniera secca, che effetto le ha fatto oggi leggere un articolo sul Corriere della Sera che parlava nei tempi, diciamo, della precedente amministrazione di lettere di segnalazione pervenute peraltro proprio all'ex presidente Diama. Precisiamo che si tratta di questioni diverse, quelle erano lettere protocollate, poi le assunzioni non sono andate a buon fine, però insomma, visto che se ne è parlato per tanti anni di questa vicenda, vorrei sapere cosa ha pensato nel leggere quell'articolo. Beh, ovviamente c'è stata una forte sorpresa. Teniamo presente, il fatto che siano protocollate non è meno grave, è più grave. Perché il fatto che siano protocollate significa che c'è una disinvoltura nel ricevere queste lettere di raccomandazione veramente sconcertante. Cioè veniva protocollato e si rispondeva con un altro protocollo, diceva sì, adesso vediamo, aspettiamo, eccetera. Ecco, io penso che questo dimostri che quella bolla mediatica di cui parlavo prima, in cui si pretendeva di scaricare tutto su di noi questi problemi, era chiaramente falsificata, artata. Cioè ci sono problemi ben più seri nel passato, prima che noi arrivassimo. Però io spero che questo, che queste rivelazioni inducano la sinistra a parlare dei temi concreti di Roma, non pensare di fare la campagna elettorale continuando a parlare di questo, quello, parentopoli, non parentopoli, eccetera, eccetera. Gli ho sempre detto, guardate, non avete nessun titolo morale per fare i grandi censori degli altri, eccetera. Io credo che queste rivelazioni devono spingerci a fare una campagna elettorale più composta, più seria e più centrale sui temi della città. C'è un argomento su questo tema che ovviamente è estremamente importante ed è quello della capacità di conquistare la fiducia dei romani, che inevitabilmente, vuoi per la crisi, vuoi per altro, tendono sempre a vedere la politica come un aspetto negativo, come una connotazione dove c'è sempre l'aspetto legato alla corruzione. Lei oggi da questo punto di vista, immagino lo stia facendo, l'abbiamo anche seguita in queste settimane, di fronte a quei cittadini che si rapportano con grande pessimismo al futuro, che messaggio tende a inviare? Allora, io lo sa meglio di me, tanto lo dicono tutti, siete corrotti, vi siete mangiati tutto, adesso non lo dico dalle mani, lo dicono per chiunque, tant'è che poi c'è una crescita, c'è stata le ultime elezioni, proprio dell'antipolitica come sentimento serpeggiante. Eppure tutti i sondaggi, tutte le rilevazioni ci dicono che c'è un'inversione di tendenza in questa elezione, in questa elezione sostanzialmente vediamo che i partiti dell'antipolitica, sia l'antipolitica casareccia dei 5 Stelle, sia l'antipolitica glamour di Marchini, non stanno prendendo molto di più del 20% complessivamente, quindi sostanzialmente c'è un'attenzione e un ritorno alla politica, però deve essere buona politica, cioè noi diciamo ai cittadini, guardate che se voi vi disinteressate alla politica, se vi tirate indietro perché avete la cultura del sospetto, rischiate sostanzialmente di consegnare la politica alle persone peggiori. Se invece partecipate, se siete presenti, beh, allora potete dare una spinta positiva alla politica, alla trasparenza. Quindi la chiave per avere la trasparenza non è il disinteresse, è la partecipazione e l'invadere il territorio della politica. Anche con forme diverse dei partiti, perché non è che tutto deve passare nei partiti. Noi per esempio abbiamo fatto una fortissima lista civica, c'è il Gigi De Paolo che fa da capolista, che è una persona che non ha mai fatto politica nei partiti, e sostanzialmente questa fortissima lista civica serve proprio a portare cittadini che non hanno mai fatto politica nei partiti dentro il meccanismo del Consiglio Comunale, dentro il meccanismo della politica. Io spero che ci sia un risultato importante da questo punto di vista.
più partecipazione aumenta inevitabilmente la trasparenza. In queste ore, più che altro in questi giorni, si è parlato di un accordo segreto con Marchini, di un ticket alle mani Marchini e di un passo indietro eventualmente di Luciano Ciocchetti. Allora, questo è solo fanta politica o ci sono magari dei punti di contatto in comune tra il suo programma e quello di Marchini? Dopo avviso? Che gli ha dato del glamour, risponda con cautela perché... Beh, glamour, io penso gli piaccia tutto sommato. Allora, il cuore, i sorrisi, le cose. No, io dico che bisogna cercare sempre, quando si fanno le dietrologie, di fare dietrologie che hanno un senso. Marchini è un candidato che viene da sinistra, magari una sinistra libera, una sinistra moderna, una sinistra appunto glamour, ma non una... Ma non viene certo da destra, la sua famiglia in passato era definita calcio e martello, una famiglia di costruttori sempre spostati a sinistra, hanno ristrutturato Botteghe Oscure, sono storie famose nella nostra città. Quindi in realtà pensare a un accordo tra me e Marchini oggi è un controsenso, è una cosa che non ha un fondamento. Quindi tutti i discorsi di accordi fra Marino e 5 Stelle, tra me e Marchini e altre cose, sono tutte cose da verificare. Nella pratica, nel secondo turno, perché nel secondo turno sarà finita la fase dei partiti. Finita la fase dei partiti, finita la fase dei candidati, ci saranno due persone che si confronteranno. Allora a quel punto è legittimo chiedere una scelta di campo anche agli altri candidati, ma soprattutto alle forze che lo sostengono. E là vedremo. Oggi accordi sottobanco, purtroppo, se volete, non esistono. Esisterà all'indomani del 27 maggio la possibilità di confrontarci per capire dove va l'appoggio di chi non è arrivato al ballottaggio. Oh, trattandosi però di due movimenti non strutturati, mi riferisco a quello di Marchini e anche al Movimento 5 Stelle, la possibilità di lavorare sull'elettorato, se non sui candidati e sugli appoggi ufficiali, c'è. Da questo punto di vista, lei al ballottaggio dove pensa di poter andare a pescare consensi? Perché forse un po' troppo semplicisticamente si dice, beh, al ballottaggio Marino ha più possibilità di prendere voti dagli elettori del Movimento 5 Stelle piuttosto che da quelli di Marchini. Beh, il Movimento 5 Stelle raccoglie voti di provenienza diversa, c'è gente più di centrodestra, c'è gente più di centrosinistra, non si può catalogare. Io non credo, il dato importante è che né Marchini né De Vito rappresentano un voto di apparato, è un voto di opinione che poi anche al di là di quello che potrebbero essere eventuali orientamenti di entrambi, va preso uno per uno, va in qualche modo, bisogna parlarci. Il punto centrale qual è? Il punto centrale è dire ai romani, cari amici, cerchiamo di guardare la realtà. Io a questi romani, a queste persone non schierate politicamente in termini rigidi, gli dico, io per 5 anni sono stato in mezzo alla gente, sono stato in prima linea, dove c'era un problema arrivavo. Non abbiamo risolto tutto, ma abbiamo fatto una lunga battaglia, ci siamo anche molto preparati da un punto di vista, diciamo così, di esperienza, di prova sul campo, eccetera. Quindi presento una proposta concreta e credo autentica. Non penso che chiunque sarà il mio avversario come nel ballottaggio potrà dire altrettanto. Quindi io punterò su un rapporto personale, su un rapporto di fiducia rispetto a chi è stato in prima linea, si è impegnato, ha fatto tutto il possibile per dare risposte a Roma. Ripeto ancora una volta, abbiamo resistito, abbiamo tenuto botta in un momento terribile. Adesso è il momento di muovere in controffensiva, muovere per uscire fuori dalla crisi economica, e sono convinto che solo chi ha retto botta è credibile per fare questo. Posso chiederle rapidamente, perché siamo in chiusura, il sindaco Alemanno come uomo, come è cambiato in questi 5 anni, al di là di qualche ruga in più, di qualche capello bianco in più? I capelli bianchi sono tanti, perché mia moglie mi ha sottratto una foto che dell'inizio mandato, in cui stavo con lei, eravamo andati a trovare Benedetto XVI, in cui dice, mi ha levato questa foto, cioè non puoi tenerla dietro la tua scrivania perché sembri tuo figlio, perché c'avevo i capelli tutti molto più neri di quelli attuali. Quindi sicuramente lo stress, la fatica è stata tantissima. Quello che è cambiato in Gianni Alemanno è un maggiore amore per la gente, devo dire, perché in questi anni io ho visto il palazzo da un lato e la gente dall'altro lato in maniera proprio molto più intensa anche delle mie esperienze come ministro dell'agricoltura, eccetera. Ecco, è cambiato molto la volontà di stare in mezzo alla gente, il piacere di stare in mezzo alla gente, questo è un dato che io sento in maniera sempre più forte. La cosa più bella di questa campagna elettorale è che finalmente, nonostante la fatica, stai in mezzo alla gente, non stai chiuso in mezzo a burocrazie, in mezzo a problemi tecnici, difficili, complicazioni, contraddizioni, stai in mezzo alla gente. Quindi questo amore per Roma e per la gente di Roma è fortemente aumentato.
L'appuntamento poi per tutti i suoi sostenitori, insomma quello più importante e più corposo, è per la chiusura della campagna elettorale, venerdì al Colosseo, alle 17 ci sarà anche il presidente Berlusconi. Sì, alle 17 sarà innanzitutto una manifestazione di coalizione, quindi ci sarà il presidente Berlusconi, ma probabilmente ci sarà Giorgia Meloni, Francesco Storace, Luciano Ciocchetti, tutte le persone che rappresentano la nostra coalizione, e concluderà Silvio Berlusconi al Colosseo. Tutta la polemica sul Colosseo è stata completamente fuori luogo, perché in realtà siamo dall'altra parte, siamo dietro l'Arco di Costantino, e quindi non c'è nessun problema rispetto a quelle che sono le aree vincolate. Però è un grande appuntamento in cui vi invito tutti quanti, perché sarà il momento conclusivo della campagna elettorale. In quel giorno tutti i tre principali candidati saranno in piazza, dislocati in città, sì. Marchini da una parte, Marino dall'altra parte, noi saremo a Colosseo, cerchiamo veramente di ritrovarci per fare la conclusione di questa campagna. Quindi possiamo dire che vi siete tornati a voler bene con Berlusconi, dato che si è scritto tanto? Direi proprio di sì, Berlusconi è venuto due volte qui a sostenere le cene di autofinanziamento per permettere l'autofinanziamento di questa campagna elettorale, si è impegnato, ci ha messo la faccia, ha fatto gli spot. In realtà non è che ci siamo voluti male, in realtà c'è stato un momento in cui Berlusconi diceva di voler fare un passo indietro, e noi abbiamo affrontato il problema di chi potesse essere il candidato nuovo da mettere se lui faceva il passo indietro. Nel momento in cui si è visto che Berlusconi era l'unico che poteva salvare il centrodestra dalla debacle e ci è riuscito, allora a questo punto l'allineamento e la disponibilità è totale. Quindi da questo punto di vista, cioè, non ci sono dubbi da questo, o ombre da questo punto di vista. Grazie, in bocca al lupo al sindaco di Roma Gianni Alemano, grazie a Benedetta Bertini, a Luca Petrafesa, a tutti voi per l'attenzione. Restate su Teleroma 56, TAG torna domani, saranno ospiti tra gli altri anche Ignazio Marino ed Alfio Marchini. A domani.